Ciao amici, buon mercoledì e quest'oggi esce il Topolino 3480, se volete in allegato col primo mazzo di carte rosso di Silvia Ziche al prezzo di 6,90€ in totale. Guardiamolo meglio insieme. Ed ecco il prodotto in questione, per me il prezzo è valido, 7€, tenendo conto, anche facendo un piccolo paragone con le carte che stanno uscendo di Diabolic, che per quanto non le comprerei mai perché non mi interessano, comunque sono interessanti per gli amanti del settore, che costano 1€ in più e tra l'altro con un fumetto ristampato, per quanto ci abbia la cover più carina, con due mazzi, ma di fatto il fumetto è una ristampa. In questo caso, secondo me, con il topo, che è quello inedito della settimana, e un solo mazzo di carte, 6,90€ è in linea con i prezzi, direi, attuali, nonché con quelli passati, con le carte allegate, perché secondo me è uno dei gadget che vende a priori, e forse uno dei più venduti dell'anno. Guardiamo rapidamente l'albo, per quanto poi ovviamente ne parleremo meglio domani o in un prossimo video. Wow, bella questa illustrazione. Infatti il cartoncino molto probabilmente me lo terrò, perché per quanto sia un po' maniacale questa scelta, è un peccato buttare via questa illustrazione. Sarebbe stata bella magari vederla anche in cartolina o non in un cartoncino, ecco, che solitamente si butta via. Un peccato, per quanto sia probabilmente un collage di tutte le illustrazioni che vedremo nelle carte, per me è molto bella. Tra l'altro ci tengo a dire che il mazzo rosso lo aprirò adesso insieme a voi, mentre quello nero lo terrò chiuso, esattamente come feci con quelle di Mottura, di Celoni, di Rota e di Blasco Pisapia, se non erro. Ne aprì solamente sempre uno e l'altro lo tenni chiuso, perché tanto non ci gioco, è puro collezionismo. Uno sguardo rapido, ma veramente rapidissimo, all'albo, anche perché vedremo la fine della storia di Topolino con Nucci e Casti alle prese di Macchia Nera, quindi non voglio neanche vedere quelle parti lì perché rischio lo spoiler e il linciaggio. Poi abbiamo una sorta di Paperinic che continua ovviamente la prima parte la scorsa settimana. Poi inizia Topolino e Pietra della Mingo di Vacca Mazzarello, una storia sullo zio e una su Paperino. Guardo solamente la cover del prossimo albo, eccola qui, molto estiva, molto carina. Non so di chi sia questa, ti direi Freccero, no, Mastantuono. Vabbè, ormai non ci azzecco più. Questo è ciò che esce in edicola questa settimana. Ovviamente io solamente ho comprato il Paperino perché sono collezionista e lo faccio volentieri ogni mese. Termina facile l'albo, ma prima anche uno sguardo all'indice finale, con i mercoledì di Pippo che torna, Paperinic, Paperino, Topolino, Paperoga e ancora Paperino. Ma piatto forte ovviamente di questo video è dare uno sguardo al mazzo di carte, che ripeto, io non lo userei per giocarci. So che sembra strano, sembra buffo, però per chi mi conosce è un discorso già fatto più volte. Per chi guarda questo canale per la prima volta, io sono collezionista e quindi non ha senso che io vada al mare con queste carte, per quanto sia quello lo scopo, ovviamente. Ritengo un gadget ben fatto, curato, anche banalmente nella confezione, è la classica confezione delle carte da gioco, che molto probabilmente sarà uguale settimana prossima, solo che è nera con due immagini differenti che poi ricalcheranno probabilmente due figure dentro il mazzo. Ah, attenzione, perché qua già vedo un asso che per esempio pensavo di vedere nel mazzo nero, quindi chissà, forse le immagini sono addirittura le stesse. Ecco dunque, dopo qualche minuto, questa plastica era veramente molto aderente. Guardiamo le carte, non so se sono, sono messe per in ordine di numero. Abbiamo qui l'asso di picche dei Bassotti. Silvia Ziche per me è una grandissima autrice, assolutamente, grandissima disegnatrice e anche sceneggiatrice di storie. Io ho preferito così a vederle le carte di Celoni e di Mottura, per esempio, ma ovviamente rispetto tantissimo anche Silvia Ziche. Successivamente abbiamo l'asso di fiori con Macchia Nera, molto carino comunque. L'asso di quadri con Archimede, un Archimede molto allungato nella faccia. E poi l'asso di cuori con Eta Beta, carino anch'esso. Ovviamente tutti gli altri numeri non hanno particolarità, se non il 2, non so per quale motivo abbia questa stellina in tutti gli angoli, probabilmente va a indicare un gioco particolare di carte, non lo so, ma esattamente come le scorse carte, i scorsi mazzi, ovviamente tutti i numeri sono identici, perlomeno agli originali, a quelli classici delle carte Modiano da gioco, tranne il 2 a questa stellina, fino ovviamente al 10, finché non si arriva alle figure, e comunque sono 12 più i 4 assi, 16 carte particolari, forse anche jolly. Abbiamo il Jack di picche, che è filo sganga,
belle, ovviamente sono più belle forse le figure degli assi, perché gli assi sono più limitati al loro seme, mentre qua abbiamo delle figure un pochino più ampie. Abbiamo poi il Jack di fiori che è sgrinfia, bello, mi piace, anche se il personaggio è un po' quello che è bello il disegno. Jack di quadri che è Paperino, Jack di cuori che è Pippo, ottimo lavoro Silvia Zica, assolutamente. Ecco, vedo per esempio la regina di picche, mi viene da pensare, quindi io non lo so, che probabilmente ciò che cambierà davvero sono solamente i dorsini, i retri delle carte, quindi invece che rosso probabilmente sarà nero, e probabilmente potrebbero cambiare questi piccoli tondi agli angoli, perché io pensavo di Amelia di vederla solamente nel mazzo nero, ho una memoria estremamente corta, non ricordo gli anni scorsi come fu, se effettivamente cambiarono solamente i dorsi o c'erano delle differenze. Boh, comunque, regina di picche che è Amelia, regina di fiori che è Trudy, regina di quadri non poteva non essere Paperina, e mi aspetto Brigitta adesso. Ah no, c'è Minnie, giustamente. Minnie, regina di cuori, forse è la più bella, sarà perché l'ho vista anche più volte in pubblicità, ma ad ora è il disegno più bello, lo mettiamo qua perché è quello che preferisco. Molto bello il re di picche, che è Rocker Duck, davvero molto cattivo ma molto determinato. Abbiamo poi il re di fiori, che è Gamba di legno. Il re di quadri, immancabile, Dio Paperone, anch'esso molto bello, sarà perché sono quelli scelti nella scatolina, quindi sono quelli che preferisco. E poi un re di cuori, non propriamente determinante, non determinato come lo zio, perché è un topolino che sembra la corona non volerla e sembra non gradire questa scelta. Bello, bellissimo questo So Jolly, non poteva esserci personaggio migliore se non Paperoga, con una piccola marionetta in mano, e un bellissimo Newton, direi, perché sarebbe un Archimede fin troppo piccolo, veramente bello. Forse la carta più bella è questa, perché tutto torna a livello simmetrico con queste palline a giocoliere molto carine. E poi abbiamo la classica carta così di ringraziamento, di crediti, colore di Mario Perrotta. Allora, io a vedere adesso le figure qua, secondo me le abbiamo viste tutte. Ciò significa che, questa è una mia opinione, non lo so, le carte saranno le stesse. A maggior ragione tenerle chiuse per me va bene, non mi interessano. Le carte sono ottima fattura, sono un pochino lisce, sono un pochino più lisce sul davanti, almeno questa è la mia opinione. Dietro comunque hanno un che di comodità. Ora non ci puoi fare i trick con le carte, io non le userei mai più, anzi adesso le riporrò nel suo mazzetto, nella sua scatolina, per non usarle mai più. Però per me meritano, sono molto carine, penso siano anche della misura giusta, sono belle bianche ai lati, io le consiglio, ma perché l'avrei comprata a priori, non è che in base alla fottura l'avrei presa, io da collezionista le prendo a prescindere. Direi di dare il primo premio a loro due, sono le due carte più belle, arrivate per ultime ma sono le più belle. In ogni caso, per me sono da 8 le carte, 8 su 10 come disegno. Silvia Zica è bravissima, io preferisco altri disegnatori a lei, ma non posso che rispettare anche lei per mio gusto personale. Ripeto, questo disegno, per quanto sia un collage, è bellissimo, l'avrei davvero creato a mo' di cartolina. Certo, uno può ritagliarlo, ma insomma non è così fondamentale. Ah, c'è anche un piccolo giochino, trova i tre loghi di Topolino nascosti nell'immagine. Infatti qua ci sono le soluzioni, tipo logo 1 in basso a destra sui bastoni di Topolino. A maggior ragione poteva essere meglio sviluppata questa immagine. Comunque, per oggi è tutto, io ripongo nella scatolina, comunque, che dà l'idea di essere anche molto resistente, seppur di carta, le carte, e direi che ci vediamo a breve, molto presto, con il numero e con la sua recensione. Ciao ragazzi, alla prossima!